I principali distretti orafiargentieri italiani si presentano ai mercati nell'edizione autunnale della fiera Retina Gold Italy. Se il 2017 è stato l'anno d'oro per le esportazioni, più 5,7% per il distretto aretino, il 2018 non lo sarà altrettanto. Arezzo per adesso tiene, Dubai, il mercato fiorente per questo settore, continua però ad essere in caduta libera. Per questo anche Gold Italy punta ad aprire nuovi mercati con i buyers che arrivano da paesi che un tempo era quasi impensabile potessero essere un riferimento per questo settore. I buyer arrivano da 30 paesi, quindi ci sono rappresentanze molto nutrite anche degli Stati Uniti, che apparentemente dagli ultimi dati sono in flessione, mentre in realtà noi troviamo un grandissimo interesse, quindi pensiamo che il mercato, anche alla luce dei dati economici statunitensi, stia ripartendo. Poi ci sono degli importanti rappresentanze dalla Cina, dall'Asia, dai paesi dell'ex Unione Sovietica e ovviamente dai paesi arabi, che rimangono, nonostante la flessione che c'è stata negli ultimi tempi, il paese più importante come riferimento. Si parla comunque nei primi 6 mesi di quasi 1 miliardo di euro di export di gioielli. Una fiera è un evento che si svolge in un momento molto delicato per il nostro paese, con una situazione anche in Europa abbastanza complessa, i dazi degli Stati Uniti, quindi un mercato che vogliamo vedere con ottimismo, ma con direi qualche difficoltà all'orizzonte. Proprio stamattina l'Italia è stata declassata, e questa è un'ulteriore preoccupazione che ovviamente è probabile che abbia poi delle ripercussioni anche sull'economia del nostro paese. No, abbiamo perso un posto, però non è una bella cosa, insomma, non è una buona notizia, perché poi ovviamente rende il paese estremamente più vulnerabile a tutta una serie di attacchi dal punto di vista finanziario. Ecco, perché sostenere Gold Italy, perché essere presenti a questa fiera? Beh, noi di UbiBank abbiamo ereditato una tradizione nel settore assolutamente importante, abbiamo un know-how che mettiamo a disposizione delle aziende orafe e quindi fondamentalmente siamo portatori di questo tipo di esperienze del corso proprio nell'ambito della gestione del metallo, dell'oro, e quindi non potevamo anche non sostenere un evento come Gold in Italy, che di fatto in qualche modo dà la possibilità alle nostre aziende di esporre i loro manufatti, che sono assolutamente di pregio.